in Media Plaza con la dottoressa Alice Mattioli, che naturalmente ricopre dei ruoli istituzionali importanti, ma noi vogliamo partire e focalizzare dalla donna imprenditrice. Vogliamo un attimo partire dalla parte concreta, perché qui al nono congresso mondiale delle Camere di Commercio si parla di concretezza, si parla di imprenditoria vera. Allora, innanzitutto ci parli, insomma, di lei, del suo ruolo. Dunque, innanzitutto diciamo che questa è un'occasione speciale per gli imprenditori perché permette di fare network col mondo. 130 paesi in 3 giorni a Torino, direi che sono numeri che parlano da soli. Come imprenditore, noi, come azienda, noi abbiamo fatto un progetto interessante quest'anno che è il progetto dell'Arcimboldo. L'Arcimboldo era un famoso pittore del 1500 che aveva una particolarità, faceva ritratti con frutta, fiori e cesti delle nature morte. E abbiamo ripreso questo tema facendone degli anelli con dei visi di smalto, pietre preziose, pietre semipreziose e oro ovviamente, in omaggio a questo pittore. Pittore che è stato ripreso da Expo come simbolo dell'Expo, proprio perché l'Expo è un Expo che si rifà al cibo e a tutta la parte E stasera abbiamo avuto l'idea di dare come ricordo di queste bellissime Qui durante giornate, il durante il gala dinner Gala alla Venaria, Reggia di Venaria un Reale. Arcimboldino, che è questa collana, che è una piccola parte di questi grandi ritratti per ricordare che cosa l'Italia può dare, perché l'Italia è un paese straordinario che può dare non solo cibo straordinario, posti straordinari, ma anche manifattura straordinaria. Come sta valutando questo fermento, questa vita al Lingotto? Ma io direi che questo è l'ennesimo passo della scoperta di una città meravigliosa come Torino. Io tutte le persone che conosco che sono all'estero e sono venute a Torino l'hanno scoperta come una città straordinaria dove tornare e quelle che non la conoscono quando arrivano rimangono esterrefatte. Perché è una città un po' come i piemontesi, low profile, no? Si sa poco ma quando la scopri ti innamori. Ecco, io credo che dal punto di vista dell'imprenditorialità è la stessa cosa. Cioè quando gli stranieri vengono e scoprono sul territorio le aziende straordinarie che noi abbiamo, non possono che innamorarsene e diventare addicted, cioè diventano clienti. Ecco, un tema che è ricorso molto, una parola che è stata pronunciata soprattutto dai delegati stranieri in questa Media Plaza è stata la parola qualità. L'Italia viene riconosciuta in tutto il mondo per la sua qualità, per il suo saper fare. Gli imprenditori italiani si distinguono, Guardi, questo è indubbio. Lei che viaggia in tutto il mondo, ce lo può le posso confermare? dire 2 cose. La prima è che quando io vado all'estero la cosa che più mi chiedono è il Made in Italy. E non solo nel mio settore, ma in tutti i settori, perché dal Made in Italy viene riconosciuto un valore straordinario, tra cui un valore di qualità straordinario. E la seconda cosa è che da un'indagine sulle aziende che hanno o non hanno portato le produzioni all'estero, la cosa che emerge in maniera significativa è che il motivo per cui sono rimaste radicate in Italia è anche uno dei motivi principali, la qualità che si trova in questo paese, perché facciamo delle cose straordinarie. How about this congress, this event for Turin? But I think that this event is really focused on business. I think that it's a good place where to make network all around the world. And I think this we will have 3 days in which we can really discover the city to the world. So it's a very good moment for our beautiful city to be discovered and appreciated. E chiudiamo nella nostra lingua, Torino ha vinto, dottoressa Mattioli, lo possiamo dire Once anche in questo again, caso. Torino ha vinto.